Raquel Bilson e Aiden Christensen, è addio. Entrambi classe 1981, entrambi attori, Raquel Bilson e Aiden Christensen pur nella loro riservatezza formavano una delle coppie più ammirate di tutta Hollywood. Bellissimi e affiatati, nel 2014 presentavano al mondo la piccola Briar Rose. Oggi, a 3 anni di distanza da quel momento, il loro sogno sembra essersi spezzato. Ponendo fine ad una relazione che, si pensava, potesse durare per sempre. Un amore a prova di scoop. A lanciare la notizia bomba, è stato per primo Us Weekly, Raquel Bilson e Aiden Christensen non sono più una coppia. Lei vive in pianta stabile a Los Angeles, lui a Toronto. Da un paio di mesi, ormai, non stanno più insieme, ha fatto sapere una fonte anonima. Dichiarando come tra i due sia finita. In modo irrimediabile e definitivo. I due attori, entrambi 36enni, si erano conosciuti nel 2008 sul set di Jumper. E avevano vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, uscendo allo scoperto come coppia nel dicembre dello stesso anno. Ad agosto del 2010 si lasciarono, per poi riappacificarsi dopo solo 3 mesi. Da quel momento in poi, la loro storia sembrava procedere a gonfie vele. Tanto che, il 29 ottobre 2014, Raquel Bilson e Aiden Christensen diedero alla luce la loro bambina, Briar Rose. Un nome, questo, che trova ispirazione nell'amore che entrambi gli attori hanno per i film Disney. La Bella Addormentata, nella sua versione originale, si chiamava Briar Rose. Amiamo entrambi i film d'animazione, ma Raquel era particolarmente innamorata di quel nome, aveva spiegato Aiden Christensen nel 2015, nel corso di un'intervista a Home & Family. In tutti questi anni, Raquel e Aiden hanno tenuto la loro relazione al riparo da pettegolezzi e paparazzate. E solo in rare occasioni, ne hanno parlato in pubblico. Sono davvero una brava fidanzata, per me l'amore è al primo posto. Sono quel tipo di persona che prepara al suo compagno i piatti preferiti per cena. Amo cucinare, e amo stare a casa con la mia famiglia a guardare un film, aveva dichiarato la Bilson nel 2013 a Cosmopolitan. Oggi, però, tutto sarebbe finito. Raquel Bilson e o attualmente, Raquel Bilson e Aiden Christensen vivono molto lontani. Lei che dopo OC, al fianco di Misha Barton, è tornata alla ribalta con la serie TV Art of Dixie e vive a Los Angeles. Mentre lui ha preferito restare a Toronto, sua città natale. Ed è proprio su OC, la serie che l'ha resa famosa, che Raquel Bilson si è di recente espressa. Sono sempre aperta alle idee. Non so come sarebbe ora, con i personaggi invecchiati. Una volta andavano in skateboard sul pontile, non so cosa potrebbero fare ora a 30 anni. Ma sarebbe bello rivedere tutti, ha dichiarato lo scorso giugno ai microfoni di E! News. Del resto, ai suoi colleghi di set, Raquel Bilson è ancora molto legata. Frequenta spesso lo sceneggiatore, Josh Schwartz, sposato con la sua migliore amica Yilston Erock. E, degli altri protagonisti, ne parla con orgoglio. Dei loro nuovi lavori, dei loro figli. E su Summer, il personaggio che interpretava? Sono sicura che oggi avrebbe dei figli con Seth. È un'attivista, una filantropa. O magari è semplicemente distesa sulla sabbia, ha scherzato. Che una nuova serie di OC stia per venire alla luce. Per il momento, sembrerebbe di no. Ma, si sa, i sogni sono fatti per essere esauditi e…